Lo sport, ed in particolare quello paralimpico, deve insegnare a vedere le persone oltre il concetto di abilità e disabilità. Così è entusiasmato la platea dell'Università degli Studi di Basilicata il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Un incontro importante, quello sull'inclusione multimediale ed innovativa, che ha visto la partecipazione di tante federazioni rappresentanti del mondo della disabilità, con l'obiettivo di diffondere il valore dell'uguaglianza, seppur nella diversità. Si è trattato di un'iniziativa avvenuta in un momento cruciale della cultura dello sport, che vede il CIP nazionale divenire ente pubblico al pari del CONI, essendo così riconosciuto come istituzione a tutela degli interessi comuni. All'interno del convegno sono stati premiati i ragazzi lucani che si sono distinti alle finali nazionali dei campionati studenteschi di atletica leggera, nelle gare paralimpiche. Molte sorprese interessanti sono in serbo da parte del Comitato regionale dello sport paralimpico, tra cui il campionato nazionale di showdown, in corso di svolgimento presso l'Hotel Santa Loia di Tito, una sorta di ping pong per non vedenti con cui divertirsi in compagnia. In fondo noi stiamo dando un'immagine della disabilità in positivo, declinata in positivo, nel momento in cui i ragazzi sono protagonisti di una loro scelta di vita nell'amore dello sport. Quindi stanno diventando una risorsa per loro stessi? Beh sì, una risorsa per loro stessi, sicuramente io credo che lo sport in questo caso dimostri di essere uno straordinario riabilitatore della società e uno straordinario strumento per favorire anche quei processi virtuosi volti all'inclusione e integrazione dei ragazzi disabili.